Questa barca nasce con una richiesta particolare degli armatori, i quali volevano avere una barca che fosse veloce e divertente, e però anche una barca che gli permettesse di andare nelle baiette e nei porti dove andavano con la loro barca precedente. Le prestazioni erano un altro punto fondamentale. La barca doveva essere veloce e molto divertente, quindi molta attenzione ai pesi. È stata fatta una barca particolarmente leggera, in cui c'è stata una grande attenzione a non mettere pesi inutili e a cercare di avere soltanto i pesi realmente necessari. In questo devo dire che gli armatori sono stati molto 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 attenti e molto collaborativi in tutte le scelte. There is some funny paradox in the project, because on one side there is very highly technical points such as a keel to bring more performance. We have a canting keel, and the owner wanted to have a very deep keel but at the same time be able to go in shallow water, so we had to work on a keel that could come up and cant when it's down to bring more righting moment, so more power. And at the same time, in this boat, you know, it's about lifestyle. The owner have kids, they like to go out with their friends, on their boat, with their wives. So you have like highly technical and complex systems to handle an engineer properly, because this is made for cruising, you don't have engineers on board. And at the same time, you know, we work with some fabrics made in France for the cushion, and all the attention of detail for the wood, for everything as being really important as well. So the work made to make all this live together was really important. And we do think with Guillaume and Hervé, who is working with us, that a boat is one object, which means that there is not an interior and exterior. All this should work together, you know, interior and exterior. So we have done all this together. I mean, there is not one interior designer and one naval architect. We've done this all together, working on the naval architecture concept that is embracing totally perfectly the lifestyle the owner wants on board. Per quanto riguarda gli interni, invece, sono molto curati. E pur essendo una barca che, diciamo, minimale, però non la voglio sminuire dicendo minimale, è molto molto curata. Come innovazione degli impianti, le innovazioni riguardano principalmente l'impianto elettrico, perché la barca monterà due idrogeneratori a poppa, e l'altra cosa importante è che anche su questa barca, come su 100, useremo le batterie a litio di nuova generazione, che quindi, diciamo, gli stessi ingombri, più o meno nello stesso peso, consentono di avere il doppio della capacità.